Quest'anno è stato un anno dove ci è un po' cambiata la data, quindi al posto di farlo come al solito in giugno, le nostre date quest'anno sono fra due settimane, quindi 28 e 29. È una cosa nuova per noi, noi abbiamo scommesso su questa data, ci crediamo, ci siamo mossi, abbiamo organizzato tutto e quindi siamo convinti di aver fatto un buon lavoro, quindi sarà l'amministrazione, secondo me, verrà molto bene. Diciamo che quest'anno, a differenza degli altri anni, abbiamo qualcosa di nuovo, nel senso che abbiamo molte società nuove che non hanno mai partecipato al festival, e questa solo è una cosa che assolutamente ci fa piacere. In ogni caso, la novità vera è quella che noi abbiamo aggiunto una giornata, che è la giornata del venerdì, dedicata prettamente alle scuole. Quindi avremo diverse classi che verranno e dove avranno la possibilità di girare in diverse, diciamo, postazioni che organizzeremo, girando quindi vedendo un po' le manifestazioni. Quindi venerdì sarà dedicata alle scuole, spero tanto che, visto che vengono venerdì, verranno anche sabato e la domenica, diciamo che serve da traino, però è una cosa nuova, non l'abbiamo mai fatta, quindi noi ci crediamo molto e penso che, spero che sia una cosa che anche in futuro si possa ripetere. Diciamo che all'interno dico alcune cose così in generale sulla manifestazione. Abbiamo diverse premiazioni, abbiamo prima di tutto la premiazione del comune che farà la domenica, se non sbaglio, domenica alle 2, e questo ci fa molto piacere, perché quando ne ho parlato con l'assessore Guidetti è stata subito così, l'idea è stata facciamo, va benissimo, è stata una cosa decisa velocemente, giusto? No, cioè, se non sbaglio. Abbiamo un convegno dei commercialisti di Monza, di Monza, sì, di Monza e Brianza, sulle novità fiscali riguardo le società sportive. Abbiamo, questo per il secondo anno, la graditissima presenza dell'UNICEF, che l'anno scorso mi ha fatto impazzire, perché ha fatto un concerto di Ennio Morricone ma neanche essere al concerto vero, è stato veramente bello, e quindi comunque è stata una bellissima manifestazione. E abbiamo per la prima volta il golf è proprio una novità assoluta, verranno con dei campi prova, e questo è assolutamente una novità.